Fermi. Vediamo. Forza, ridete qua. Sì. Raccontiamo una barzelletta. Thank you.
buongiorno e benvenuti alla cerimonia di commemorazione del giorno della memoria. Iniziamo con la deposizione delle corone. Inizia Parco Nord. Comuni di Cormano, Brezzo e Cutà. E Nova Milanese. Della scuola primaria Pirelli, dell'istituto comprensivo Sandro Bertini di Milano e della scuola secondaria Falcone Borsellino di Viale Sarca a deporre i propri lavori. Thank you.
parola al presidente del Parco Nord Milano, Giuseppe Nanni. Grazie, a me spetta semplicemente il gradito compito di portarvi il benvenuto del Parco Nord Milano, della sua struttura, del suo direttore, del consiglio di gestione, delle guardie ecologiche e volontari che si sono adoperate per la riuscita di questa manifestazione, e salutare prima di tutto le istituzioni che ogni anno vogliono essere qui per ricordare il 27 gennaio, il giorno della memoria, salutare le forze dell'ordine, salutare i cittadini, salutare tutte le associazioni, con un saluto e una particolare attenzione all'associazione ANED, familiari delle vittime. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Giorgia del Teatro Circo. Negli ultimi incontri del Laboratorio Teatro abbiamo parlato del giorno della memoria. Poi la Jo ci ha chiesto di preparare liberamente delle scene che raccontassero perché la memoria è importante, perché non vengano ripetuti gli errori commessi in passato. Abbiamo scelto di portare qui questa breve scena. Ma guarda, la marocchina che legge, ma fammi il piacere e dammi subito quel libro. Ma se non sai nemmeno parlare in italiano, e tornate nel tuo paese. Non commettere gli stessi errori. E tu chi sei? Sono una francese e sono ebrea. Tutti discriminavano me e la mia gente. Da una semplice presa in giro siamo passati agli stermini di massa. Ma tu sei morto? Sì, 2 settimane prima della liberazione degli ebrei dal campo di concentramento da parte dei russi. Quel giorno viene ricordato come la giornata della memoria. Mi dispiace, ma c'è qualcosa che potrei fare? Sì, non commettere gli stessi errori, non dimenticarlo. No, senti, fermati, mi dispiace, tieni. Sono stata davvero una sciocca, vuoi perdonarmi? Ho visto che sei nuova da queste parti, vuoi prendere un gelato? Abbiamo anche letto poesie di Mirza Weber, giovane donna ebrea che accudiva i bambini e alle bambine nel campo di Terezi. Quando i nazisti portarono i piccoli al campo di Mauthausen, lei li volle accompagnare e lì morì con loro. Un gruppo di ragazze del teatro ha scelto una poesia che è qui per descrivere gli orrori del campo e non in una per i bambini e le bambine prigionieri. Questa è la strada per Terezi, la migliaia percorrevano a stento e lo stesso torto ha subito ognuno di loro, a migliaia. La attraversarono col capo chino, la stella di Davide sul cuore, stanchi, coperti di polvere, i piedi feriti, gli animi stressati dal dolore. Sinna nanna di culla venna, soffia lieve sugliuto lento. Fiora dolce il verde campo e l'usignolo intona il suo canto. Ninna nanna di culla al vento, soffia lieve sugliuto lento. La mano lacerata da carichi pesanti, da rudi ordini sospinta,
Oh, strada infinita, nel sole rovente, con le gole piegate dalla sete. Questa è la strada perfetta, che il sangue ci ha bevuto nel cuore. Ove più di un anziano stanco è crollato sul sentiero pietroso spirando. Ninna nana piccola la luna, che si la lanterna, guardo sul mondo intero, dalla volta scura del cielo. Ninna nana piccola la luna, e si illumina la lanterna. Qui, con lo sguardo smarrito, anziani dal passo malfermo, docili che pensavano in legge. Quanti di loro hanno messo per collegare in giro la strada, perché la terra li abbraccia pietosa. E questa è anche la strada, che rombando in giù percorrevano i furie motori, che portavano l'incessante carico gemente dei destinati alla morte. Ninna nanna riposa, riposa, or la terra è silenziosa. Non un suono nel tuo sonno, dolce calma questa quiete. Ninna nanna riposa, riposa, or la terra è silenziosa. Questa è la strada per Teresi, misurata di dolore, e mai più la dimenticherà, chi una sola volta la vista. Ninna nanna riposa, riposa, or la terra è silenziosa. Dobbiamo assistere ad un ritorno dello stragismo jihadista che mette in pericolo la convivenza civile e la pace che furono conquistate dalla resistenza italiana europea. Però dobbiamo ben distinguere i terroristi dalle centinaia, dalle migliaia di cittadini musulmani che nelle nostre città, nei comuni della città metropolitana, svolgono in modo pacifico il proprio lavoro. Questo è un elemento che noi dobbiamo sempre tenere presente. Ma un'altra cosa è stata detta prima dalla Lotta. L'Europa, la resistenza italiana europea che hanno sconfitto il nazifascismo, sono in presenza nel nostro vecchio continente, abbiamo la presenza, una recrudescenza di xenofobia, di razzismo e di antisemitismo. Io ho sotto gli occhi le immagini tragiche di una settimana fa dei profughi che sono scappati dalla guerra e dalla fame, che erano in fila a Belgrado a 20 gradi sotto zero, sotto la neve, per chiedere un pasto caldo. Questa è un'immagine che dovrebbe creare vergogna nell'Europa che si è liberata dal nazifascismo e che doveva costruire un mondo di pace e di solidarietà e di accoglienza. La nostra è un'Europa che non sa accogliere, che sa erigere muri e barriere di filo spinato. Addirittura abbiamo un leader, il presidente ungherese Orbán, che dice che a tutti i profughi che dovrebbero essere accolti e protetti dalla legislazione internazionale, questi profughi lui li mette tutti in galera prima di fare qualcosa. Ecco, non è questa l'Europa che volevano i resistenti europei. Quella era un'Europa fondata sulla pace, sulla solidarietà e sull'accoglienza, che erano i valori per i quali i resistenti avevano combattuto, per i quali avevano combattuto i deportati. Proprio a ridosso del giorno della memoria si è svolto a Milano, voglio ricordare questo fatto, il 14 gennaio, una manifestazione dei neofascisti di Forza Nuova. E nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio è stata oltraggiata una pietra d'inciampo che a Milano, in un comitato pietra d'inciampo costituite prevalentemente da ampi comunità ebraica, ANED, associazioni partigiane, sindacati, hanno voluto mettere. Era una pietra di inciampo dedicata ad un ebreo, Dante Cohen, che è stato deportato per la sola colpa di essere nato. Ebbene, Milano, di fronte alla manifestazione neofascista di Forza Nuova e a questo oltraggio, ha saputo reagire, ha reagito il 14 gennaio con una grande manifestazione in Piazza Fontana, in Italia, e sta reagendo oggi
con una importante catena umana che da Piazzale Lima si snoderà fino al memoriale della Shoah. E credo che questo sia un segnale importante, perché agli oltraggi, alla diffamazione, all'oltraggio alla memoria si deve reagire in modo unitario, in modo pacifico, in modo responsabile. Ma io voglio segnalare un'ultima cosa preoccupante, che il ritorno di queste formazioni neofasciste e neonaziste. In provincia di Varese, addirittura, abbiamo una formazione neonazista che ogni anno profana il sacrario del Monte San Martino, dove si svolta la prima battaglia contro i nazisti, e che addirittura vorrebbe mettere al bando l'ANPI e processare i partigiani. Beh, queste cose sono intollerabili. Noi abbiamo chiesto l'intervento delle pubbliche autorità e della magistratura perché sia messa fuori legge questa organizzazione che insulta la resistenza. Ecco, io credo che il dato più preoccupante di fronte al ritorno di antisemitismo, xenofobia e razzismo è costituito dall'indifferenza che va combattuta e sconfitta. Ecco perché il giorno della memoria non dovrebbe riguardare solo il 27 gennaio, ma tutti i 364 altri giorni dell'anno. La memoria rappresenta certo un antidoto per sconfiggere il virus del razzismo e della xenofobia, ma essa ha un senso se riesce a mobilitare le persone, a renderle più consapevoli e partecipi di quanto accade attorno a loro, a non essere indifferenti, come non sono stati indifferenti le partigiane e i partigiani che hanno combattuto per la libertà, come non sono stati indifferenti i politici e i lavoratori che hanno resistito nei lager nazisti, nel lager di Mauthausen. Nel giuramento fatto dai deportati il 16 maggio del 1945 sulla piazza dell'Appello dopo la liberazione di Mauthausen si enunciavano i motivi della deportazione: la battaglia senza tregua contro la guerra fascista e nazista, ma anche l'impegno per una società più giusta e un mondo migliore. Il 22 dicembre del 1947 l'Assemblea Costituente ha approvato la Costituzione Repubblicana, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. E nella nostra Carta Fondamentale, sottolineava Gianfranco Maris, che noi ricordiamo con grande affetto e commozione, nel suo libro autobiografico su Mauthausen, dice Maris, vidi rinnovati, confermati i valori del nostro giuramento fatto a Mauthausen, perché tra le fondamenta della nostra Costituzione c'è anche sicuramente il giuramento dei superstiti, nel quale c'è questo impegno per un mondo e una società migliore. Grazie. Quest'anno è silenziosa, ma carica di simboli. A scuola, dopo aver svolto una serie di attività che ci hanno aiutato a comprendere e riflettere sui fatti che oggi stiamo ricordando, abbiamo pensato di porre ai piedi di questo monumento i fiori colorati. I fiori, innanzitutto, nella nostra idea non sono fiori che si ripongono sulle bombe, ma vogliono rappresentare al contrario la vita che sboccia, la speranza in un futuro diverso in cui vogliamo identificarci. Poi, i colori di questi fiori li abbiamo scelti per ricordare i triangoli con i quali venivano etichettati i diversi gruppi di deportati. Il tempo che abbiamo dedicato per realizzarli sa dire che possiamo impegnarci per un domani con meno odio e di solidarietà.
Onori ai goffaloni della città di Milano di Sesto San Giovanni. Riposo!